Dietro ad ogni meme c'è sempre una storia. Storie da TikToker. Ciao a tutti amici da Marco Raffa, siete in Storie da TikToker, dove dietro ogni meme c'è una storia da raccontare. Andiamo a presentare l'ospite o gli ospiti di oggi. Gli ospiti sono due, perché il profilo è uno, è chiaro. E lui è un papà appassionato di moto che fa correre il suo piccolo figlio, ormai di 6 anni, Santiago, proprio perché hanno questa passione in comune che li contraddistingue. Loro sono Dario Lab. Ciao, 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 ragazzi, Santiago. Ciao, piacere. Siamo Dario e Santiago. Ciao, noi grazie. Siamo tuoi fan. Sei fortissimo, mi raccomando, continua così, è bellissimo perché si vede quanto ami questo sport e si vede che lo fai con passione nonostante tu sia piccolino, grazie soprattutto agli insegnamenti di papà tuo, di papà Dario. Sì, 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 io fondamentalmente cerco di trasmettere intanto il valore della passione, soprattutto se si fa qualcosa che piace. Quindi in questo caso in lui abbiamo visto fin da piccolo che il mondo delle moto, dei motori, lo affascinava, lo incuriosiva. Nonostante avesse decine e decine di giocattoli, erano quelle sempre le moto che cercava. E pian piano abbiamo cominciato frequentando le scuole di motociclismo, perché io quello che comunque cerco di comunicare principalmente è di affrontare questo percorso nella maniera più sicura possibile, affidandosi a dei professionisti. A tutti capita di far fare il giro a proprio figlio nella motoretta, nella piccola moto, nel piazzale, sotto casa, però se questa passione la si affronta con le protezioni, con la tuta, con il casco e con i professionisti che ovviamente ti aiutano a non fare certi errori, allora il tutto è più sicuro, perché ovviamente parliamo sempre di bambini e parliamo sempre di mezzi a motore che fondamentalmente già sono pericolosi di suo. Quindi abbiamo cominciato questo percorso con la scuola, lui aveva quasi 4 anni, 3 anni e mezzo quando ha fatto il primo corso, e da lì pian piano è stato un susseguirsi di crescita, emozioni, cose belle, cose brutte, perché ogni tanto la caduta, la scivolata, ma quella, il dispiacere. Quella serve, no? Immagino serve nella vita proprio. Serve tutto per crescere. Santiago, scusami, quando ti è capitato di cadere, perché chiaramente fa parte del gioco, no? Di andare in moto, cosa hai pensato? Cioè, io sono triste e ho detto, cioè, adesso riparto, se non mi sono fatto male riparto, se mi sono fatto male lascio tutto là e basta, via, cioè... Sì, sì, lui l'indole è quella. Prima si alza, controlla che è tutto ok, spera che la moto sia ancora accesa, perché purtroppo ancora non riesce ad accenderla da solo. Quindi in caso di ripartenza dobbiamo aspettare qualche Marshall che gliela riaccenda. Quanto pesa una motocicletta? Una mini moto? Le possiamo siamo chiamare intorno così? Ai 20 kg. Siamo okay. Intorno ai 20 kg. 20 kg per un bambino di 6 anni è tanta lui roba. Ha cominciato con una mini moto, che sono le classiche Polini, quelle con la quale si approccia tutti i bambini. Poi nel momento in cui si passa il primo step si passa a delle midi moto, sarebbero delle mini moto leggermente più grandi. Ci sono diversi marchi, noi ne abbiamo scelto uno in base al suo gusto di guida, perché gliele ho fatte provare e lui ha deciso il modello di moto che voleva, una Blata esattamente. E da lì abbiamo cominciato appunto gli allenamenti settimanali, li chiamiamo allenamenti, ma fondamentalmente tendiamo a farli sembrare sempre un andiamo a giocare 2 ore. Certo, quello è il segreto, no? Poi alla fine non siamo mai alla ricerca intanto del tempo, del giro, della lui intanto deve giocare e divertirsi. Assolutamente. E anche perché divertendosi impara molto di più. Ma Dario, tu sei motociclista, sei stato un motociclista amatoriale, professionista, soprattutto questa passione chi te l'ha trasmessa? No, io questa passione l'ho sempre avuta fin da giovane. Fin da giovane mi piaceva sempre mettere mani negli scooter con i miei amici, con le moto. Abitavo in Sicilia fino a 15 anni fa.
Purtroppo la Sicilia non offre sotto l'ambito motociclistico, almeno adesso qualcosa sì, ma fin quando c'ero io no. E quindi a livello, da questo punto di vista, non ho avuto un padre che mi supportasse motociclisticamente. Lui, come tanti papà, voleva che io giocassi a calcio e ci ho giocato per diversi anni, però poi fondamentalmente non era quello che volevo. E alla lunga ho mollato. Infatti, con lui e con gli altri miei due ragazzi, Mattia e Giulio, io ho sempre cercato di fargli trovare la strada giusta che a loro piacesse, in maniera tale che quello che fanno lo fanno con piacere e con voglia. E in lui abbiamo notato che fin da piccolo gli piacevano le moto. Io sono sempre stato un motociclista, ma fondamentalmente sono un cuoco. Quando c'è stata tutta l'era Valentino, mi sono appassionato ulteriormente alla MotoGP. Come vi dicevo, 15 anni fa mi sono trasferito qui in Svizzera per lavoro e inizialmente ho affrontato un piccolo periodo buio nella mia vita, dovendo lasciare la mia terra per venire qui, e questo piccolo periodo mi ha portato ad avere un'obesità grave, molto grave, a tal punto che ho dovuto affrontare un intervento chirurgico per perdere quasi un centinaio di chili che avevo addosso. Mamma mia, ti è cambiata la vita proprio. Praticamente. E la moto è stata uno degli input maggiori per far sì che io perdessi peso, perché il mio desiderio di andare in pista e provare una moto in pista era grande, ma in quelle condizioni non potevo riuscirci, ovviamente. Quindi la tua passione per la moto ti ha aiutato a perdere peso e a cambiare drasticamente vita, non solo fisicamente perché ti sei trasferito, ma proprio parliamo di tipologia, sì, di stile. Sì. Io ero ridotto a dormire con l'ossigeno la notte, ero ridotto a dormire con l'ossigeno per via dei miei 190 kg alla quale ero arrivato. Quindi la moto mi ha dato un grandissimo input, perché io sognavo di essere al Mugello con una Kawasaki Ninja che poi ho comprato alla fine del mio percorso. Ci sono riuscito, ci sono arrivato amatorialmente, senza far nessun tipo di campionato. Ho fatto diversi anni partecipando a diverse giornate e ho cominciato a pubblicare qualcosa sui social, su TikTok, su YouTube, giusto perché mi divertiva la cosa e mi appassionava ed era un mio hobby. Fino a quando poi è nato Santiago, 6 anni fa è nato Santiago, come vi dicevo, fin dai primi momenti abbiamo visto questa sua passione, quindi io il mio desiderio alla fine l'ho raggiunto, il mio obiettivo l'ho raggiunto. Poi adesso stiamo, come dire, lavorando, lottando per i suoi desideri e i suoi obiettivi. Ma infatti Santiago già sta sorridendo, no? Santiago, tu vuoi fare il motociclista da grande? Sì, cioè, è il mio sogno. Grande. Da quando ero piccolo. Il tuo sogno nel cassetto è quello certo. Di essere motociclista. Ma c'è un motociclista che ami in particolar modo? No, sono Valentino Rossi. Cioè, quello è il mio idolo. È il tuo Valentino idolo. Ma sei riuscito ad incontrarlo? Siamo al punto. Ok, cioè, ci stiamo lavorando. Ci stiamo provando, no, perché qualche settimana fa siamo stati ospiti ad un evento a casa del papà di Valentino, di Graziano Rossi, perché lui è un grande appassionato di auto da drift. Tramite qualche amico siamo stati là. Ragazzi, non vi dico l'emozione di vedere girare Santiago con la sua minimoto a casa Rossi nel piazzale. Purtroppo Valentino non era presente. Abbiamo chiesto se prima o poi riusciremo a farglielo incontrare, perché è un suo desiderio, lui si guarda tutte le cose. Lui si è appassionato a Valentino nonostante non abbia mai visto una gara dal vivo, quindi quello secondo me ha ancora più valore. Io l'ho vissuto tutto il suo percorso e mi ha fatto innamorare della MotoGP. Ma vogliamo fare una cosa allora, scusami Dario, vogliamo lanciare un messaggio a Valentino Rossi, magari riusciamo a farglielo arrivare. Che dici, Santiago? Santiago, glielo lanci tu. Allora fai finta che in questo momento Vale ti sta ascoltando. Ciao Vale, che si ammette sempre con la testa. Cosa vorresti dire? Vorresti incontrarlo? Diglielo a tue parole. Vorrei che te mi fai un corso solo da mezz'oretta, perché te sei il mio idolo. Cioè, da quando ero piccolo.
Io molte volte gli chiedo cosa diresti a Valentino nel momento in cui lo incontri. Se mi fa un corso, magari una mezz'oretta, un piccolo corso. Lui punta in alto. Lui punta in alto. Il suo sogno è essere allenato da Valentino anche solo per mezz'ora. C'è una frase di un film. Ti dico, Dario, c'è una frase di un film che mi ha colpito. È un film sul basket che dice: l'ossessione batte il talento. Ti trovi con questa affermazione? Sì, assolutamente, assolutamente. Io sono del parere, per esperienze mie personali nella vita, che l'ossessione, la passione, il volere qualcosa va al di là di tutto quello che c'è attorno, perché sono del parere che se qualcosa la vuoi veramente e comunque lo vuoi sempre, ogni giorno, costantemente, ci puoi arrivare. Io sto cercando di spianargli la strada per tutto quello che c'è attorno a questo sport. E ovviamente quello principale sono le difficoltà nei costi nell'affrontarlo. Cioè? Spiegaci un attimo. Perché purtroppo non ci sono delle situazioni che mettono in condizioni questi bambini di imparare o di approcciarsi gratuitamente. Adesso stanno iniziando, tramite le federazioni, anche noi stiamo promuovendo diversi eventi, delle giornate dove comunque fanno provare le mini moto ai bambini gratuitamente, dove danno tutta l'attrezzatura. Però ovviamente nel momento in cui poi al bambino piace e si decide di affrontare il percorso, comincia a diventare abbastanza dispendioso. Parlaci proprio di cifre. Di cifre, la moto di Santiago, la mini moto di Santiago finita, completa, siamo intorno ai 5-6 mila euro. Mamma mia. E parliamo di una mini moto, ok. Mentre invece proprio i corsi, le gare, chiamiamo le gare, insomma, anche se è divertimento sempre, ma le gare, le protezioni. Anche, in questo caso abbiamo deciso di affrontare il trofeo Simoncelli nella categoria primi passi. Ok. E solo grazie perché abbiamo trovato una sponsorizzazione che ce lo paga, ma altrimenti sarebbe costato circa 1000 euro a weekend di gara. Sono 6-7 tappe, quindi siamo 1000 euro a weekend solo di costi team, per poi mettere la trasferta, le autostrade, il diesel, le gomme, tutto quello che ne concerne. È una passione per ricchi, è brutto magari dirlo, però è così, perché non tutti possono permetterselo. Sì, e io il lavoro social è principalmente poi improntato su questo percorso. L'ho cominciato perché mi sono reso conto nelle mie giornate amatoriali che c'era tanta gente, ma brava, dei piloti bravissimi. Ma non avevano la possibilità. Più bravi di quelli che probabilmente stavano facendo attualmente dei campionati, ma che purtroppo, non avendo la possibilità economica o non avendo la visibilità per attrarre sponsor, non potevano fare il loro sport che piaceva, il loro sport, la loro passione. Quindi di conseguenza, quando io ho visto che lui fin da piccolo si appassionava a quello e ho visto che gli piaceva, ho cominciato a vedere in questo mondo le difficoltà, soprattutto economiche. Io dall'anno scorso il ristorante in cui lavoravo ho deciso di prenderlo io, insieme ovviamente all'aiuto di mia moglie e dei ragazzi che lavorano lì, che insieme a noi, per far sì di poter seguire lui, perché altrimenti da dipendente non sarei potuto mancare nel ristorante i weekend. Chiaro. E grazie al lavoro social stiamo avendo qualche aiuto a livello di aziende, di sponsor, le tute. Ecco, Dario, parlaci anche un attimo di questo lavoro social, cioè nel senso, come hai iniziato a fare i video a Santiago? Cioè, perché poi chi guarda il tuo profilo vede anche la crescita che ha avuto Santiago in questi sei anni, perché tu lo hai praticamente filmato da subito, da quando andava in moto, e poi ci piacerebbe anche capire come inizia il percorso in moto per un bambino, ma partiamo proprio dai social. Sì, io fondamentalmente lui non ho fatto altro che raccontare il suo percorso raccontato da me che lo vedevo dall'esterno, quindi i suoi miglioramenti, la passione che ci mette, le volte che cade e si rialza, le prime garette, tutta una serie di routine, di normalità che c'è all'interno di questo sport. Io ho cominciato nel momento in cui lui ha cominciato, ma io già facevo i video miei con l'altro mio figlio, perché c'è Mattia che anche lui è meccanico, ma anche lui piace andare in pista, quindi ce n'è un altro da sovvenzionare. Sì. Quindi ho cominciato con lui, ma poi ho cominciato a raccontare il suo percorso e il mio da papà che dall'esterno osservava e raccontava tutto. E Santiago, ti piace essere ripreso? Sì. Ti stai trovando gusto anche? Sì.
Vi racconto un aneddoto, no? Sì. C'è stata una gara in particolare dove lui era primo, è caduto, è diventato settimo, e quindi con un forte distacco dal primo. Guarda la faccia di Santiago, Dario. La gara di Galeano, ancora amareggiato. Vabbè, ma quella cosa gli sarà servita. No, perché è stata bella, perché si è rialzato, ha fatto una grande rimonta per poi andare a vincere la gara. No, fantastico. Cioè da settimo poi è riuscito ad arrivare primo. Nonostante fosse caduto, sì. Grandissimo. Sì, sì, è stato bellissimo. Io ho raccontato, perché io poi faccio le dirette live delle sue gare e le persone si appassionano tanto. E in quella gara lì, scusa un secondo amore, ora ti faccio parlare. In quella gara lì, quello che mi ha fatto ridere, che poi mi ha fatto vedere quanto lui calcola e ragiona anche mentre va in moto, quindi comunque sicurezza, che mi ha detto: hai visto? Per passare quello lì ho aspettato la staccata, così tu eri in live e l'hanno potuto vedere tutti. No, quindi lui... Santiago, sei un grande, sei un grande. Cosa vuoi aggiungere, Santiago? Che poi in staccata io. Lui ha guardato la curva, ma non ha potuto guardare la curva perché c'ero io in mezzo. Quindi perché io l'ho passata all'interno. L'hai superato internamente l'avversario? Sì. A lui piacciono i sorpassi staccati all'interno. Lui ha un gergo già molto tecnico. Certo. Insieme al fratello smontano la moto giornalmente, fanno la messa a punto. Ecco, e invece come è partito? Cioè, nel senso, si impara un po' come andare in bicicletta? Allora, intanto nelle scuole a oggi non c'è un limite di età, ma loro ti dicono: basta che il bambino sappia andare in bicicletta senza le rotelle, cioè che abbia l'equilibrio. Nelle scuole lo accettano già. Noi per esempio andiamo, si chiama scuola di motociclismo, ha diverse sedi in tutta Italia, e lui ha cominciato a 3 anni e mezzo perché io ho detto: Santiago, guarda che alla scuola ti prendono quando sai andare in bici senza le rotelle. E il signorino qua ha preso la chiave, si è smontato da solo le rotelle della bicicletta e ha iniziato a pedalare. È andato con l'aiuto del fratello perché aveva fretta di andare alla scuola, e quindi poi, doveva... Che poi, cioè, dopo facevo un giro, andavo un po' dritto, curvavo e cadevo. Vabbè, però poi ti rialzavi, cadevi, ti rialzavi e volevi imparare, giusto? Perché le sue prime moto, sia elettriche che la prima benzina regalata da mio papà. Mio papà ormai mi ha lasciato qualche mese fa, non ero un amante delle moto, però la prima moto a benzina a Santiago l'ha regalata mio papà, perché grande. È riuscito anche a far affascinare questo mondo mio papà, che fu uno sfegatato tifoso del Palermo, amante del calcio, ma le moto non gli sono mai interessate. Invece grazie a Santiago, ed è questo che quello che mi sta piacendo tanto, il fatto di trasmettere la passione a tanti. E tanti che mi dicono che hanno cominciato ad amare le moto grazie a noi, che vorrebbero cominciare questo percorso grazie a noi. Al di là di tutto, il fatto di trasmettere una passione, un qualcosa a qualcuno, è una delle cose più belle. Poi che io l'abbia fatto con mio figlio e che lo facciamo con i figli degli altri, ahimè, a discapito di quei genitori che non sono d'accordo, però è bello. E poi in quella moto che ha regalato mio nonno, sì, che io ci ho messo dentro, cioè un giorno mancava la benzina, sì, e io ho detto a mia mamma manca la benzina, e io, che era ancora piccolo, non capivo, ci ho messo l'acqua dentro il serbatoio. Ah, e cosa è successo? E abbiamo dovuto rismontare tutto il motore. Ci credo. Vabbè, dagli errori si impara, Santiago. Ma la mamma che cosa dice, Santiago? Cosa dice tua mamma? Si preoccupa? È contenta quando è iniziato? Ti viene a vedere durante le gare? Sì, cioè, per adesso... si è calmato quando guarda le gare, ma prima non era, cioè, non era calma. Aveva tanta paura, no, sì, Dario. La mamma è tesa soprattutto quando ci sono le gare, quindi lei ormai ha visto che tende a mettersi in un angolino da solo e a viversi le gare, o con qualche altra mamma, e vive le gare ovviamente in una maniera, perché... sono sempre dei bambini che vanno su dei mezzi che raggiungono anche nella sua categoria dai 60 ai 70 km orari. Mamma mia, tantissimo. Ma bisogna essere un po' pazzi?
Sì, devo dire, ragazzi, la velocità nel momento in cui la si vive sopra il mezzo non ci se ne rende conto, ok? Dall'esterno ovviamente chi ti guarda è diverso, ma da te che sei sopra la moto, la velocità... Io ovviamente ho paura, ho avuto paura, quando lui è in gara ho bisogno di avere sempre gli occhi puntati sopra di lui, devo sempre guardarlo, voglio sempre averlo sotto controllo, fra virgolette, certo. però è una paura che noi ci si convive, fra virgolette. Sì, chiaro il discorso. Vabbè, ma la paura va affrontata. Secondo me sì, assolutamente. Paura fa 90, poi... che poi non è il vostro numero, però. No, noi abbiamo il 56. Perché 56? Sì, lo vediamo anche lì sulle magliette. Sì, sì, il 56 noi non è altro che il nostro numero di famiglia. In tanti ci pensano che sia il dopo 46, ok? Mm. E invece no. Noi fondamentalmente in famiglia siamo in 5 e tutti nella nostra famiglia abbiamo il 6 nella data di nascita. Quindi lì è nato il 56, perché siamo in 5, tutti abbiamo il 6, perché io sono nato il 6 agosto, lui il 6 gennaio. Tu sei leone, figli... Dario? Sì, sono leone. Ti capisco, anche io. Noi leoni siamo teste dure, vogliamo arrivare all'obiettivo sempre. Quindi ti capisco. Bravo, mi è stato detto già da più persone. Sì, io sì, quando mi metto una cosa in testa faccio il massimo per raggiungere. Senti, in questo campo, prima di salutarci, no, affrontiamo anche sempre in storia TikTok il discorso haters, perché chiaramente sui social ce ne sono ovunque. In questo campo, per i video che fai a Santiago, ce ne sono, ti dicono qualcosa, ti insultano, non so come, cosa ti capita? Assolutamente c'è la parte, sì assolutamente ci prendono per pazzi, ci prendono per fuori di testa. Ho ricevuto dei commenti bruttissimi. Guarda, non stiamo a ripetere, è solo per capire, insomma, la gente cosa ti dice. Ti dice magari che sei un pazzo. Nella maggior parte dei commenti riceviamo degli apprezzamenti da tutte le persone, del sostegno, ma ci sono anche coloro che ovviamente non condividono e non si limitano a non condividere, ma più a disprezzare. E prendendo per pazzi noi genitori, che io ti dico, io fondamentalmente li capisco pure, ok? Li capisco. E io mi metto ovviamente nei panni di chi ci sono quei genitori che mettono i bambini per forza su delle moto per il loro interesse o per un loro piacere, ok? Questa cosa è una cosa che a me non piace e che io non farei mai. Io lo faccio solo perché a lui piace farlo. Quindi di conseguenza, se questa cosa a lui non mi piace, io non lo faccio. Cioè. Certo. L'ha detto lui. Se un giorno dovessi dirti: papà, guarda, basta, non voglio più stare in motocicletta, va bene, papà. Chiudiamo tutto e andiamo a casa. Cioè, non c'è nessun tipo. Io in questo momento, vedendo lui e la sua passione, cerco di fare il 150%. È quello che dovrebbero fare tutti i genitori, tra l'altro. Che secondo grande, papà. Cioè, in ogni ambito, al di là delle moto, in ogni ambito. E noi ti auguriamo che con quel 56, Santiago, tu possa arrivare in MotoGP e un giorno ricordarti anche della prima intervista, penso sia la prima anche questa, prima sì, intervista a carattere anche nazionale in una radio così importante. Allora, prima di salutarci, Dario, ti facciamo l'ultima domanda. Qual è l'augurio migliore che fai a tuo figlio per il futuro? No, io l'unico augurio che posso fare a lui e agli altri miei figli, perché cerco sempre di metterli allo stesso piano, è di raggiungere i loro obiettivi e di raggiungere i loro sogni, qualunque essi siano, ok? E per qualsiasi sogno loro abbiano, devono sapere che hanno una mamma e un papà che li sosterranno al 100%. Quindi gli auguro sempre di raggiungere i loro obiettivi e i loro sogni e di lottare per raggiungere i loro obiettivi. Quindi non posso fare altro che augurargli il meglio. Santiago, vuoi aggiungere qualcosa prima di salutarci? No. Noi abbiamo un motto, che è il nostro motto. Ci salutiamo con questo, vai. Che abbiamo diffuso sui social, che praticamente io dico sempre: gas a manetta, ma sempre con la testa. Ma sempre con la testa. Gas a manetta, ma sempre con la testa. Ovunque. Esatto. Grazie Dario, grazie Santiago, kiss kiss a voi e in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie a voi per l'opportunità e saluti a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao. Crepi il lupo. Ciao. Ciao.